Cause I'm a fucking mess sometimes, but still I can always be whatever you want to be. Poi raga, benvenuti e bentornati in questo nuovo video. Io sono Erbacci. Ragazzi, oggi siamo 73esimi al mondo attualmente. Proveremo a fare in questo video le 6005 e magari anche oltre. Vediamo un po' che matchup ci trova. Un altro giocatore top sta cercando uno scontro e adesso cerchiamo anche noi, non ti preoccupare. Ok raga, andiamo. Il deck è sempre il solito, la mia invenzione fra virgolette. Ovviamente è praticamente inizio season, è iniziata da una settimana, fra 20 giorni, mancano 20 giorni a finire. E noi adesso siamo 73esimi al mondo. Io ho puntato top 200. Ok che sono 70esimo al mondo adesso, ma raga non conta niente a una settimana dall'inizio stagione. Conta magari gli ultimi 3-4 giorni, l'ultima settimana, proprio per esagerare, diciamo l'ultima settimana. Ok ragazzi, partita trovata e siamo contro Dynamite. Noi puntiamo a vincere, però non ci basterebbe per fare le 6005. Però raga, non c'entra niente. Raga, bait la perdiamo. Bella raga che ha preso la principessa, il mio minatore. Comunque bait è già persa la partita, eh. Bait è già persa. Portiamo due giganti, lui sicuramente metterà il barile. Volevo fare una fireball, però potrebbe avere la Tesla e quindi magari... No raga, non c'ha la Tesla. Proprio visione sbagliatissima del deck di sto ragazzo ho fatto. Visione totalmente errata purtroppo. Mannaggia quel... Regà, se non metteva il cerbottaniere adesso lui era fottuto, eh. Vabbè, io glielo... Vabbè, no regà, questa me la dovevo evitare. Me la dovevo assolutamente evitare sta fireball. Assolutamente. Se mi fossi evitato sta fireball sarebbe stato il top, raga. Perché lui sulla strega mi aveva messo pure la gang di goblin. E quindi sarebbe stato il top. Sarei già ripartito di gigante. Calcolate, adesso avrei avuto 9 delisiri invece di 5. Pentito di quella fireball, ragazzi. Pentito. Lui ovviamente c'ha il barile. Ci tocca zappare. E nonostante la zappa prendiamo 400 di danni. Purtroppo è così, raga. Vabbè, mettiamo il gigante. Il fatto è che io il minatore lo dovrei mettere sia sulla principessa sia sul cerbottaniere. Io un minatore ne ho, non due, raga. E quindi è attesa. Vabbè, raga, famo così. La fireball ci esce. Cavolo vuol dire la fireball ci esce? Non lo so. Ah raga, giustamente ancora non aveva usato la gang, quindi non riusciamo neanche a fare fuori il cerbottaniere. Pronti con il drago per difendere il suo barile. No, non lo mette. Attenti che questo può fare l'attacco principe barile, eh. Vediamo se metterà razzo. No, ok, fortunatamente no. Raga, beh, qui la fireball è scritta. Ripartiamo di gigante, raga. Zappiamo qua. Vediamo se mette... Non mette il barile. Non lo mette il barile. Ci ha dato un'occasione, forse. Forse ci ha dato un'occasione di fare un bel doppio attacco. Bastardo, raga, subito a difendere così. Io non lo so che fare, raga. Metto la fireball qua, proprio a disperazione. Zap qua, inutile. Attenzione. Vinta, raga, vinta. A parte non siamo a 6005. Perché lui anche se avesse messo il principe era inutile. Visto che aveva usato già palla di ghiaccio, non alla tronco. Siamo a 6999, vi rendete conto? Scusate, buonanotte. 6499, 64esimi al mondo. Però non riusciamo, ragazzi, a... Oh, leggendario nel baule omaggio, raga. Leggendario nel baule omaggio, ovviamente aperto a cazzo. Beh, gran cavaliere nel baule omaggio. Buono così. Bel video, raga. Spero stia registrando. Sì, ok, credo di registrare. Allora, ci ha anche dato lo shop. Io mi prendo tutta questa roba qui, che almeno mi faccio punti stella. Ok, poi di provocazioni non c'è niente che mi piace. Oddio, raga, invece, in verità le due principesse mi piacciono, però non fa niente. Andiamo anche a fare il livello stella 2 al draghetto. E adesso andiamo a cercare di fare le 6005, dai.
Vediamo un po' contro chi abbiamo giocato, se era un tipo in gamba. Vabbè, raga. 7.004 di record. Vi faccio vedere chi ho battuto prima, ragazzi. Ho battuto un pro player esagerato, Bag, che 23esimo al mondo la scorsa stagione, 8.000 coppe raggiunte, ma guardate nei tornei come se la cava. È arrivato addirittura primo in un torneo, poi due 40esime posizioni e due top 30 in globale. Quindi ho battuto un fenomeno. Vabbè, raga, andiamo con quest'altra partita sperando di vincerla, raga. Speriamo di vincerla. Già abbiamo vinto la scorsa partita, una che era veramente tosta. L'abbiamo vinta per una sua cavolata, diciamo. E comunque sia, raga, speriamo che questa ci vada pure bene. Non era neanche un buon matchup la scorsa, raga. Se avesse avuto la tronca al posto della palla di neve, non vincevamo mai, ma mai. Ragazzi, partita trovata, siamo contro The Champion. Lui c'ha 14 coppe, no, 13 coppe meno di noi. No, 14, raga. Quindi sarebbe un più 29, più 28. Speriamo bene, speriamo che abbia un buon deck. Cioè, no, raga, moschettiere, partiamo malissimo. Poi io gli ho messo dominatore dalla stessa lane, quindi tempismo top. Comunque moschettiere si parte, lui già fa bacini, raga, lui già fa bacini. Però aspetta, gigante, gigante. C'ha il gigante, raga, lo so che c'è, lo so che c'ha il gigante, raga, lo state vedendo. What? E che mi invento, raga? Vabbè, la zappa mi tocca tirare. No, raga, vabbè. Buonanotte. Addirittura la torre ci ha preso. Un altro moschettiere. Il cancro fa venire sto deck. Il cancro è... okay, raga. Ok, ho perso. Niente, raga. Peccato perché non era un malissimo, un brutto matchup. Non era un brutto matchup, ma Cristo Dio, lui ha messo la cimitero. Noi avevamo... Se noi avessimo avuto il drago, che sfiga, raga. Avevamo il deck girato male. Perderla con il deck girato male è un classico. Che cavolo gli facciamo adesso, raga? Probabilmente tirerà fuori anche Barbari, tirerà fuori i miei pecca. Partita persa, purtroppo. Peccato veramente perché vi posso garantire che era mini pecca. Peccato. Proviamo a metterlo anche noi il mini pecca, vediamo se mette... Esatto. Ragazzi, non mette niente due hit, infatti ha messo, infatti ha messo. Ok. No! Perché dico no? No, oddio, raga, invece la situazione va bene. Raga, la situazione va bene. Buona situazione. L'abbiamo recuperata. L'abbiamo recuperata, forse. Allora, vediamo un po' se mette il gigante davanti al moschettiere oppure fa giocata al cimitero. Lo mette, credo lo metta da... Credo faccia gigante. Raga, non ci sto dando per niente con le giocate, però quelli sono dettagli. Raga, lo stiamo facendo giocare a caso, non so se vi siete accorti, ma sta giocando praticamente a caso lui. Io non me la voglio gufare, ma sta partita la andiamo a vincere. Sta partita la andiamo a vincere. Lo stiamo facendo giocare a caso, ragazzi. Questa partita ce la portiamo a casa, raga. Ce la portiamo a casa. Zap pronta. Zap pronta, una sega, raga, l'ho messa dopo 2 ore. Zap pronta, cheat. Raga, attenzione, Mannaggia, no. Mannaggia, raga, la palla di neve. Cavolo, raga, non dovevo attaccare, non dovevo attaccare. Il fatto è che ho visto quel come cazzo si chiama? Quel mini pecca con metà vita. Allora ho attaccato, non c'avevo neanche il draghetto. Palese, gigante. Attenzione al mini pecca, raga, perché quel mini pecca rischia di farci una brutta sorpresa, Zap, buono, raga, buono, si riparte, buono si riparte. Buono si riparte adesso. Ops, ops, un cazzo, ops. Mannaggia sta cazzo d'orda di scheletri, raga. Mi sta veramente rovinando la festa l'orda di scheletri. Per le tre si va, per le tre. Si va per le tre, ragazzi. Lui metterà il... No, non mette il gigante, è vinta. Vinta, raga, 3 corone. 6.005, vediamo un po' come siamo in posizione mondiale. Sto registrando per fortuna, bella giocata, grazie. E ok. Quindi abbiamo fatto anche una bella rimontata. Siamo 6.527 coppe, 40esimi al mondo. 40esimi al mondo, it's ok. It's ok, raga.
Va bene, raga. Diciamo che per questo video può finire qua. Abbiamo trovato 20 epiche. Vabbè, prendiamoci quella bocciatura, bella roba. Tanto erano entrambi maxati. Vabbè, raga, questo video può finire qua. Ci lasciamo col 40esimo al mondo. Noi ci vediamo in un prossimo video. Se vi è piaciuto, arriviamo a 1000 like. Perché, ok, io non gioco da 2 anni, raga. Essere 40esimo al mondo, anche se manca 20 giorni a fine stagione, è una bella soddisfazione. Comunque, l'ho detto, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.